Cari amici, bentornati a Caffè Novecento, anche quest'anno 2013 da passare insieme, sempre su Telenord, con il nostro pianista Andrea Rizza che ci accompagnerà in tutte le prossime puntate. Il prossimo servizio racconta una nuova storia e inaugura questa nuova stagione. Uno dei comparti più interessanti in Italia per l'economia è quello dell'ottica, anche Genova non è da meno, ce n'è venuto a parlare Danilo Camperi, Officine Ottiche Italiane, che ci illustra di che cosa si occupa Officine Ottiche Italiane. Sì, Officine Ottiche Italiane è la prima dove il consumatore può realmente, diciamo, accorciare la filiera, ecco, così come acquistando direttamente da chi produce. Perciò nello spazio di Staglieno eseguiamo appunto qualsiasi tipo di occhiale e in certi casi lo consegniamo anche immediatamente. Ecco. Poi nei vari punti vendita invece in Liguria e Piemonte la consegna non è immediata, comunque insomma più o meno con un giorno di ritardo riusciamo a consegnare in Liguria e Piemonte qualsiasi tipo di occhiale, montatura, ecco, finito. Quindi dal produttore al consumatore, come si suol dire? Diciamo sì che quello che la nostra filosofia è proprio... Che prodotti fa Officine Ottiche Italiane? Officine Ottiche Italiane, principalmente produciamo lenti da sempre, poi abbiamo anche prodotti particolari quali la subacquea, occhiali sportivi, occhiali da bicicletta, insomma da sport, da calcio, di produzione interessanti. Ecco. Voi Camperi fate dettaglio o ingrosso? Beh, noi abbiamo cominciato come grossisti e poi negli ultimi anni appunto andare direttamente al dettaglio. Certo. Allora, visto che avete incominciato con l'ingrosso, parliamo un po' del vostro passato, della vostra storia. Sì, diciamo che iniziamo nei primi anni 80, rilevando con mio fratello Fabio un piccolo laboratorio a Bolzaneto e così cominciamo a creare la rete di vendita e di produzione, a principio in Liguria e poi in tutta Italia. Ecco. Poi la prima occasione di crescita dopo un paio d'anni, perciò siamo nel 84-85, con Sola Zeiss e per 15 anni siamo stati praticamente il loro laboratorio in esclusiva. Ecco. E questo ci ha dato un know-how di un certo tipo, è stata un'esperienza con Sola Zeiss formativa. Ecco. Poi nel 2000, terminata l'esperienza con Sola, una piccola parentesi con Pentax, reparto oftalmica, durata poco perché a loro poi non interessava più di tanto il mercato italiano e così abbiamo lasciato perdere. L'occasione poi nel 2001, quando abbiamo acquisito il ramo d'azienda di Poliottica S.p.A., che era una società che fino allora era stata nostra concorrente, chiaramente è stata sinergica, oltre al parco clienti, anche diciamo ulteriore know-how con linee produttive e quant'altro. Uno degli elementi caratterizzanti è la formazione. Beh sì, la formazione è un po' anche nel nostro DNA, difatti sempre quegli anni abbiamo creato in azienda un reparto educational dedicato agli ottici che avevano la possibilità di partecipare ai nostri corsi ECM, che sono Educazione Continua in Medicina, e accreditandosi appunto, fino a che è stato obbligatorio, fino a un paio d'anni fa abbiamo fatto questi corsi. Ecco, poi...
È stato interessante, è stato importante anche questo. A un certo punto della vostra storia, come tante aziende italiane, come tante aziende genovesi, arriva la famosa crisi. Che cosa succede? Nel 2008 avevamo appena inaugurato la linea di produzione, la partnership con Optotec, che è il nostro partner tecnologico, che è Francoforte. E appunto nel 2007-2008, inevitabile anche nel nostro settore, è arrivata, diciamo, un po' di crisi, ecco. Perciò il nostro cliente di riferimento, cioè l'ottico, ha cominciato un po' a segnare il passo, quindi la produzione a calare, e da lì la decisione di aprire al pubblico. Così, diciamo, ricavando uno spazio adiacente alla fabbrica, abbiamo cominciato a vendere direttamente al consumatore. E dove tanti... Solamente con, insomma, passando, comunicandolo a parenti, amici e conoscenti, abbiamo cominciato così, e i clienti si sono centuplicati nel giro di pochissimo tempo, e penso che dopo 2 anni avevamo già un portafoglio clienti di 20.000. 20.000 unità, cioè 20.000, un numero importante. E da lì, diciamo, da lì l'apertura, poi, per offrire anche un servizio migliore, l'apertura di punti vendita, visto che clienti arrivavano dal Piemonte, dalla Liguria, qualcuno, insomma, dalla Lombardia. Abbiamo cominciato ad aprire punti vendita di Lavagna, di Albissola, Uvada, e da 2 settimane a Busalla. Questo è il presente, il futuro, che cosa ci aspetta? Beh, il futuro, il nostro progetto a medio termine, grazie anche al favore che abbiamo, stiamo incontrando, diciamo, presso il consumatore, vi è l'apertura di ulteriori punti vendita in Liguria, Piemonte, e ci sono contatti anche per l'acquisizione di una catena di negozi. Ecco. Chiaramente questo comporta l'aggiornamento continuo dei processi produttivi, dei macchinari e quant'altro. Ho capito. E vuole fare qualche ringraziamento, perché il suo staff, immagino, per lei sia molto importante, quindi ci tiene a ringraziare un po' di persone. Beh, diciamo che prima dello staff ringrazio i miei genitori, perché mi hanno sempre dato un ottimo esempio. E specialmente... I suoi genitori di cosa si occupavano? Tutt'altro. Sì. Mio padre specialmente, perché lui fu il primo a scovare, diciamo, questo annuncio da lì poi abbiamo rilevato il primo laboratorio a Bolzaneto, e pertanto un ringraziamento particolare anche a lui. Mia moglie, naturalmente, se non la ringrazio è permalosa, perché nonostante le 6 gravidanze mi ha sempre dato una mano in azienda, e i miei collaboratori, perché effettivamente, ecco, senza uomini l'azienda, no? Senza di loro, senz'altro non avrei avuto questo un'azienda. Successo. Un'azienda nel nostro campo, diciamo, un'azienda leader, ecco. E poi anche i clienti, perché poi giusto, anche i clienti. Non dimentichiamo. Che sono quelli che, insomma, ci hanno fatto da veri e propri rappresentanti, certo, col passaparola. Grazie particolare anche a loro. Un vostro stile di lavoro è un po' quello della filiera corta, del chilometro zero, se così si può parlare nell'ambito dell'ottica? Beh, appunto sì, chilometro zero, filiera corta, effettivamente questa è una delle nostre prerogative, perché noi partiamo dal grezzo e arriviamo al prodotto finale. Ecco, partendo dal grezzo abbiamo la possibilità, ecco, una definizione. La definizione migliore è data a un cliente, diciamo, no? Che il nostro è un occhiale sartoriale, nel senso che è proprio veramente fatto su misura. Ripeto, partendo dal grezzo, avendo tutti i parametri, otteniamo dei risultati funzionali e anche estetici eccezionali. Officine Ottiche Italiane è un nome che in qualche modo ricorda un po' anche l'artigianalità, ecco, proprio del prodotto. Sì, artigianalità legata però ad un'altissima tecnologia, in quanto tutte le nostre linee produttive sono
sono tedesche, perché loro, noi siamo bravi a fare le lenti, infatti insomma la chialeria nel mondo è ben rappresentata, diciamo, dall'Italia, no? Vedi Luxottica, Safilo e altre grandi aziende. Però i macchinari che fanno i tedeschi, obiettivamente, niente da dire. Perciò noi utilizziamo solo ed esclusivamente macchinari di questi nostri partner, che sono leader in assoluto mondiali per quanto riguarda la chialeria. Bene, grazie allora a Danilo Camperi, che ci ha parlato della storia di Officine Ottiche Italiane. Dopo grazie. La pubblicità noi andiamo avanti con una storia che parla di mare. Grazie per essere ancora in nostra compagnia su Telenord Caffè 900. La prossima storia, come vi ho anticipato, riguarda il mare. Questo bel servizio che riguardava il mare ci parla della storia della Ligure Sarda. Siamo qua con Giuliano Greco e con l'avvocato Pierpaolo Greco, i due fratelli che questa sera ci raccontano la storia proprio della Ligure Sarda. Allora, cominciamo con Giuliano Greco, proprio con questa lunga storia veramente. Beh sì, la nostra è una delle aziende più antiche iscritte a Genova, al commercio di Genova, perché risale fino al 1654 la storia della Ligure Sarda, quando l'uomo Gerolamo Vivaldo acquistò dal re di Spagna Filippo IV le tonnare della Sardegna e iniziò un'attività di pesca e vendita del tonno che veniva smerciato a Genova tramite magazzini con sottosale oppure essiccato, famosi musciami, bottarghe, eccetera. Dopodiché la famiglia nel tempo, con varie successioni e passaggi, è diventata da Vivaldi a Pastorino, poi Pastorino a Casaretto e adesso Casaretto Greco, che siamo appunto noi. E in questo periodo, che risale dal 1654 fino a oggi, si è arrivati nella metà dell'Ottocento, quando Pasquale Pastorino importò e iniziò a produrre il tonno sott'olio
con metodologie nuove di sterilizzazione e di conserva in scatole metalliche. Questo sistema, che prende appunto da noi il procedimento Pastorino, è quello che ancora oggi adoperiamo a Carloforte nello stabilimento che lui stesso costruì nel 1880 per sfuggire alla malaria che imperversava in Sardegna sull'isola di San Pietro, a Carloforte, che ben sa nota colonia genovese dove si parla ancora oggi il dialetto sì. Sembra di sbarcare a Nolio in Opegli appunto, ed è nota adesso anche come capitale del tonno nel Mediterraneo, visto che lì nella zona circostante si trovano le uniche tonnare fisse, cioè antiche tonnare storiche tradizionali rimaste in Italia nel Mediterraneo. La vostra storia ha fatto il metodo, spieghiamo ai telespettatori come si svolge la vostra pesca. La nostra pesca è antica pesca del tonno fatta con la tonnara fissa, un sistema che proviene dall'antichità, perfezionato attraverso i secoli prima dai romani, poi dagli arabi, dagli spagnoli. È arrivato in Italia appunto tramite arabi in Sicilia e spagnoli in Sardegna, con un sistema tradizionale che pone una trappola di reti a sbarrare il passaggio del pesce in certe zone particolari, che sono le zone dove il pesce deve passare quando va a fare la riproduzione, la famosa corsa alla riproduzione, infatti da lì il termine tonno di corsa, ed è esclusivamente tonno rosso, il famoso bluefin. È un sistema di pesca estremamente selettivo, tanto che le attività, le associazioni ambientaliste, quali il WWF o Greenpeace, hanno dichiarato l'unico vero sistema ecosostenibile, il cui impatto non è devastante per gli stock del tonno rosso. È un sistema che si basa essenzialmente su un labirinto di reti che parte da terra con una lunga coda cosiddetta, cioè una lunga rete che da terra arriva fino al largo a sbarrare completamente il mare per un tratto che a seconda delle tonnare varia, che può andare dalle tonnare, quelle che sono in Sardegna, che sono tonnare cosiddette di costa più vicine, da un chilometro e mezzo di rete, fino alle tonnare spagnole e marocchine che hanno anche 3, 4, 5 km di rete di sbarramento fino al largo. Al termine di questo sbarramento viene posta una sorta di lungo corridoio diviso in camere che è detta l'isola. E qui il tonno entra attraverso una bocca d'entrata e poi viene condotto per la corrente e anche per l'abilità dei pescatori e del RAIS che calano questa rete, arrivare fino all'ultima camera dove avviene la pesca vera e propria. Il marketing ci ha insegnato a conoscere, avere familiarità col tonno pinne gialle, qua forse però sì. Un'altra qualità. Cosa diciamo? Decisamente, il tonno rosso o bluefin è il re della specie tonno. È un altro mondo, nel senso che è un prodotto molto più pregiato, è un prodotto molto più ricco di sostanze, di gusto, e il momento migliore per pescarlo indubbiamente è quello in cui avviene la tonnara fissa, cioè da aprile a giugno, che è il cosiddetto periodo della riproduzione. Ora, questo non vorrei che la gente pensasse riproduzione, povero tonno, assolutamente. La pesca della tonnara fissa non influisce assolutamente sulla riproduzione di questo pesce, anzi, sono nelle zone di produzione in cui si riproduce, si può lasciare le uova, e quelli che vengono catturati da una tonnara fissa, come le nostre, quelle che sono in Sardegna, è solamente un 10% del branco. E sono praticamente tonni quasi sempre più vecchi e più grossi, infatti anticamente quelle tonnare pescavano tonni molto grossi. Poi con le crisi che si sono avute a causa della pesca di tonnara di circuizione, cioè la famosa tonnara volante, portato una diminuzione delle taglie, ma questo purtroppo non era dovuto alla tonnara fissa, ma altri fattori esterni che hanno depauperato questi stock. Ecco, passo la parola invece all'avvocato greco, suo fratello, perché ci vuole parlare di un tema molto importante, del problema legato alle quote. Ma sì, oggi l'attività generale della pesca del tonno è molto regolamentata, il che è una cosa che, se da un lato parte da una logica di difesa dell'ambiente, che chiaramente noi condividiamo, essendo un sistema, come detto mio fratello, fortemente ecologico, protezione commerciale, nel senso che di fatto le quote permettono di tenere una certa situazione di prezzo per questo prodotto, che è un tonno, come abbiamo detto, è il tartufo bianco del tonno, e contemporaneamente di controllare gli stock. Purtroppo, per una situazione italiana, la quota che l'Unione Europea riceve, la quota a livello mondiale, dopodiché la passa ai vari paesi, e i vari paesi all'interno
distribuiscono sui vari sistemi di pesca, che essenzialmente sono tre. Il sistema della tonnara fissa, di cui purtroppo noi siamo rimasti ormai gli unici ultimi rappresentanti in tutto il Mediterraneo, il sistema della pesca con i longliners, quelli che sono anche chiamati palangari, che è l'unico sistema che pesca il tonno morto, perché noi all'altro sistema non uccidiamo il pesce, ma lo portiamo per l'allevamento, e la pesca con la circuizione, che è il problema purtroppo molto il sistema molto impattante che ha provocato queste riduzioni di stock e che ovunque è stato compresso tranne che in Italia. In Italia purtroppo questo sistema, pur essendo poco labor intensive rispetto agli altri due, soprattutto rispetto a noi, prende praticamente l'85% della quota. Ora, con la quota ridotta, chiaramente prendendo questo sistema una quota che è anelastica e che rimane così forte, gli altri sistemi sono stati messi fortemente a rischio. Questo ha prodotto la riduzione di tutti gli impianti del nostro tipo e noi stessi siamo messi in grande difficoltà. Questo business sta cambiando chiaramente col vostro socio Clavarino, state portando avanti nuove iniziative immobiliari e turistiche. Da 2-3 anni è entrato sia nella parte pesca ma soprattutto per lo sviluppo dei progetti nuovi questo socio genovese. Noi siamo un'azienda molto legata a Genova, anche se purtroppo per una serie di ragioni l'unica attività che una volta veniva fatta a Genova, che era l'inscatolamento finale del nostro prodotto in scatola, che oggi è fortemente limitato dal fatto che con queste quote ridotte possiamo soltanto vendere per l'allevamento, che tra l'altro purtroppo non avviene neanche in Italia, ma dobbiamo fare a Malta per le solite questioni burocratiche italiane. Noi abbiamo da 3 anni con soddisfazione questo socio, Roberto Clavarino, di Genova, che doveva essere con noi stasera, purtroppo per un impegno non ha potuto all'ultimo momento, e con cui stiamo cercando di sviluppare quello che è la filiera collegata all'attrattiva turistico-immobiliare di questo tipo di attività. Oggi tutti vogliono vedere questa pesca del tonno, soprattutto oggi anche non è più un fenomeno cruento, una volta c'era questo fenomeno della mattanza, che era la corrida del mare molto attrattiva per tanti interessi, diciamo, di turistici, ma comunque è stata sostituita da un qualcosa che le va vicino ma che porta poi il pesce all'allevamento. Però l'interesse fa sì che in un territorio bellissimo, perché l'isola di San Pietro Carloforte, che come sappiamo è popolata da etnia ligure, è una delle più belle realtà del Mediterraneo, lì si può creare, stiamo creando un discorso che è legato al diving per andare a vedere i pesci in tonnara, è legato alle attività nautiche, è legato all'utilizzo degli antichi immobili che appartengono alle varie impianti di tonnara, noi ne abbiamo 3 all'interno del sistema, e soprattutto a un'idea che è partita alcuni anni fa e che stiamo sviluppando, che è quella di questi locali tematici, l'Osteria della Tonnara, di cui uno è a Carloforte molto grande, un altro è stato aperto a Padova, e probabilmente stiamo cercando di sviluppare insieme questo criterio di un franchising legato a un modo di mangiare il tonno molto naturale, molto legato alla pesca ecologica e a un sistema che noi con grande sforzo vogliamo far sopravvivere. Benissimo, allora grazie all'avvocato Pierpaolo Greco che ci ha portato anche in una parte così suggestiva di questo lavoro, Giuliano Greco per Ligure Sarda S.P.A. Io vi ricordo gli appuntamenti di Caffè 900 sempre il lunedì e il mercoledì alle 20 e poi naturalmente su internet telenord.it. Ringrazio il nostro pianista Andrea Rizza, ci rivediamo alla prossima volta qua a Caffè 900.